Dopo le diverse lettere intimidatorie recapitate al consigliere regionale Giovanni Fortunato, anche il sindaco di Rossigno, Pino Palmieri, ha in questi giorni presentato una denuncia per atti intimidatori al comando stazione dei Carabinieri di Bello Sguardo. Venerdì, infatti, si è consumato l'ultimo atto vile nei confronti del sindaco Palmieri e dei suoi familiari. Ignoti hanno appiccato un incendio in un terreno di proprietà del padre del primo cittadino di Rossigno. Si tratta, spiega il sindaco, dell'ultimo di una serie di atti intimidatori che colpiscono periodicamente me ed i miei familiari dal lontano 2007, da quando ho deciso di candidarmi in occasione delle elezioni comunali a Rossigno. Poi nel tempo ci fu anche, io feci a mie spese il restauro di una statuina davanti al comune, alla chiesa, e misi la targa con cui era riportato il mio nome e cognome ed è stato sfregiato. Poi hanno fatto delle croci vicino alle case, la casa mia che ho comprato da poco di proprietà è casa di mio padre, hanno fatto delle croci nere. Poi una sera ritornando a casa mio padre ha trovato un cappio. Comunque tutte cose che nel tempo si sono succedute fino a arrivare a quello di ieri. Si tratta di azioni incivili, ha sottolineato Palmieri, per le quali non ho ricevuto nessuna attestazione di solidarietà da parte di nessun amministratore del territorio. Queste cose sono note al territorio, sono note a chi si impegna in politica. In consiglio comunale io feci anche a suo tempo un intervento, però nessuno ha voluto esprimere la sua solidarietà in questi atti. Si esprimono solidarietà per cose a mio parere meno gravi, ma a mio parere chi poi su territori come questi ci sono persone che si dedicano a questo tipo di attività, a mio parere sono da individuare e debellare questo fenomeno. Infine il sindaco, proprio in merito a quanto accaduto in questi giorni a Giovanni Fortunato, esprime tutta la sua solidarietà al consigliere regionale, con l'auspicio che presto si individuino gli autori di questi gesti insani. È il momento, ha aggiunto Palmieri, di dare più attenzione a questi territori, soprattutto sul fronte della sicurezza. Intanto io non mi fermo, ma vado avanti con più ostinazione nel mio impegno di amministratore.